È una vergogna. Agropoli non ha niente. Gli hanno tolto tutto. Gli hanno tolto i diritti, ma i doveri gliel'hanno lasciati. Le tasse li pagano. È deluso e amareggiato il signor Angelo Russo, nativo di Agropoli ma residente a Torino, vittima dello scarso servizio di assistenza sanitaria. Il signor Russo alcune settimane fa è caduto nei pressi del parcheggio Landolfi ferendosi alla mano. 12 punti di sutura che ha ricevuto presso il nosocomio vallese. Ho chiamato l'ambulanza di Agropoli, il pronto soccorso di Agropoli. Mi hanno detto che qui a Agropoli non esisteva pronto soccorso. Tre ragazzi mi hanno aiutato, hanno chiamato un altro pronto soccorso, il 118, è arrivato da Vallo, mi hanno portato a Vallo. Dopodiché mi hanno medicato a crudo, senza neanche un po' di anestesia. Dice che sulla mano l'anestesia non funziona, detto dal medico, che qua c'ho il nome e cognome del medico. Comincia da qui l'odissea del signor Russo, cittadino amante della città di Agropoli. L'ottantenne ha raccontato ai nostri microfoni quello che purtroppo ha dovuto subire per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e i servizi offerti sul territorio riguardo i collegamenti su ruota. Ho dovuto fare l'autostop da Vallo della Lucania perché taxi a Vallo non esistono. Dovevo tornare, dico ma io come ne torno? E si prende il treno. Ho chiesto di prendere il treno e dice deve prendere il pullman da quella parte che era appena passato. E c'era un vigile che gli ho chiesto come potevo fare, se c'era un taxi, visto che potevo permettermi il taxi, però taxi a Vallo della Lucania non esistono. C'era un signore che faceva da taxi, però era impegnato, l'aveva telefonato il vigile, era impegnato e quindi non ho potuto. E dovevo prendere il pullman, il pullman era appena passato, aspettare un paio d'ore che passava l'altro pullman per portarmi alla stazione. Dopo la stazione dovevo prendere ancora un altro pullman, il treno che mi portasse ad Agropoli, magari aspettare altre due ore. Allora ho deciso di fare l'autostop. Io ho 80 anni. Camminare e fare l'autostop è un po'. Comunque, dopo 6-7 chilometri ho trovato un'anima pia che mi ha portato fino alle mattine, perché lui andava a battipaglia. Dalle mattine sono dovuto tornare a piedi. Nessuno mi ha caricato, nessuna macchina si è fermata. E sono dovuto tornare a piedi fino a dove avevo la macchina, lasciata la macchina. Ma il brutto è che poi per le medicazioni ho passato i guai miei che non ho potuto fare almeno. E ho chiesto al signor Biagio, della pescheria Biagio, se conosceva qualcuno, qualche medico che anche a pagamento mi potesse fare queste medicazioni. E lui ha detto, ma non ti preoccupare, ti porto io all'ospedale. E mi ha portato all'ospedale di Agropoli, al pronto soccorso. E il pronto soccorso dice, noi questi lavori non li facciamo. Non li facciamo. E dico io, come devo fare? E si rivolga al medico curante. Ma dico io, un medico curante ce l'ho a Torino. E allora Biagio ha alzato un po' il tono e dietro la sua insistenza mi hanno fatto una medicazione e mi hanno dato un numero di telefono della UPANBINF e mi hanno dato questo numero di telefono, il quale ne ho fatto 50 telefonate ma mai risposto. Se non che mi sono cominciato a fare le medicazioni per fatti miei. Poi dovevo togliere i punti e dico come devo fare. Sempre il signor Biagio della pescheria anonima, ma mi ha detto che conosceva un infermiere il quale è stato molto bravo, veramente è venuto a casa, mi ha tolto i punti, dietro pagamento naturalmente. E questa è stata la cosa che... Io mi chiedo sta vergogna del paese, come è possibile?
Tutti i turisti che vengono ad Agropoli, come fanno se non hanno un medico curante? Ecco, lei è di Torino, nel senso che ha la residenza, è un'agropolese. Un'agropolese nativa, sì. Nata qui. Vorrebbe ritornare qui ad Agropoli, ma con questa carenza di servizi è malata. Non ci penso proprio, guardi, perché qua siamo in un altro mondo. Come disse Giovanna Agnelli, siamo nel paese delle banane.